Anticipazioni Tempesta d'amore, trama puntate dal 20 al 26 agosto 2018. Victor smaschera Christoph e Jessica. Lunedì 20 agosto 2018. Christoph vorrebbe lasciare il Fustenhof con Alicia per passare qualche giorno fuori insieme. La ragazza però si rifiuta. Disperato, il cattivo Salfield si rivolge a Xenia. Le chiede di parlare con la sua amata, in modo da convincerla a fidarsi di lui. Paul è sempre più convinto che Romy si sia presa una bella cotta per Nils e che sia gelosa del rapporto che sta nascendo tra il bel personal trainer e Tina. Pertanto fa di tutto per aiutarla a dimenticare Hennemann. Una lettera da parte di una persona molto legata al passato della Kessler stravolge le carte in tavola. Andrei è pronto a dimostrare a Melly di essere cambiato. Vuole sposarla a tutti i costi. Sulla scia del progetto dei tre desideri di Natasha e Michael, lo chef tenta di riconquistare la sua amata fiamma. Lei però non riesce ancora a digerire il tradimento con Susan e finisce col deluderlo profondamente. Alicia scopre tutte le bugie di suo marito e va su tutte le furie. Impossibilitata a perdonarlo, preferisce mantenere le distanze da lui. Victor vede la sua amata soffrire terribilmente, ma preferisce mantenersi alla larga e chiede a Boris di offrirle supporto e aiuto. Non vuole ulteriormente interferire nel matrimonio del padre. André e Natasha, insieme a Michael e Melly, gareggiano al torneo di biliardo determinati a vincere. Martedì 21 agosto 2018. Alphonse spinge Romy a non farsi prendere dallo spavento e a fare di tutto per dimostrare le sue capacità durante il torneo di biliardo. Nils non è sicuro di consegnare la lettera arrivata per Tina. I due, quando si incontrano, parlano di Christoph e di quanto stia facendo soffrire i suoi figli e Alicia. Alla fine Hennemann consegna la missiva alla sua amata e scopre che risulta illeggibile. Paul non vuole più lavorare per il Salfield e pensa di mettersi in proprio puntando sulla sua attività agonistica. Un imprevisto fa saltare tutti i suoi piani. Christoph continua ad affogare la fine del suo matrimonio nell'alcol, mentre Alicia medita sulle sue scelte in campo sentimentale e pensa a Victor. Xenia e Boris litigano. Il ragazzo sconcertato chiude i rapporti con lei. Tina e Nils litigano e non sembrano trovare un punto di incontro. Natasha vorrebbe andare ad una cena galante insieme al suo consorte. Andrei vorrebbe sposare Melly al più presto. Purtroppo una serie di equivoci rischia di mandare tutto all'aria. L'uomo si convince che la sua proposta di matrimonio non è stata ben accetta dai Sonbicler. Christoph si toglie la fede nuziale e con fare vendicativo sembra progettare qualcosa di losco. Mercoledì 22 agosto 2018. Christoph raggiunge Alicia con un bellissimo regalo che lei però rifiuta, affermando che non si lascerà comprare dal suo denaro. Jessica si accorge che Victor è ancora innamorato di Alicia, anzi non ha mai smesso di amarla. Werner pensa di stringere un'alleanza con Xenia per tenere a bada il cattivo Salfield. Successivamente l'uomo lo spiazza, affermando di avere intenzione di lasciare l'hotel per sempre. Paul sta per perdere il lavoro. Romy escogita un piano per aiutarlo. Melly intuisce che André sta mettendo in atto un piano segreto. Boris scopre che Tina e Nils hanno litigato e cerca di fare da paciere. Sprona la ragazza a perdonarlo. Alicia vorrebbe gettarsi alle spalle definitivamente la sua storia con Christoph, ma l'uomo, impossibilitato a rassegnarsi, continua a fare pressioni di ogni genere. Jessica intanto si ritrova in una scomoda posizione. Vorrebbe rivelare gli intrighi del Salfield a Victor, ma nel contempo teme di perderlo per sempre.
Christoph va dalla Bronx Horse, che questa volta si ribella ai suoi ricatti. Lui, con fare arrogante, gli dice che la metterà nei guai e perfino in cattiva luce con Victor. Giovedì 23 agosto 2018. Christoph decide di accettare di vendere le sue quote a Werner, ma ad una sola condizione: che lui versi il denaro in 2 giorni. Romy e Paul aiutano André a portare a termine la sua proposta di matrimonio. Una serie di imprevisti sconvolgono i piani dello chef. La ragazza intanto decide di farsi avanti con il Lindelberg. Ci riuscirà davvero? Victor scopre la verità sugli intrighi perpetrati ai suoi danni da Christoph, con la complicità di Jessica. Sconvolto, non vuole vedere più nessuno. Poi decide di perdonare la giovane, ma ad una condizione ben precisa. Xenia intanto si riavvicina al suo ex con oscure intenzioni. Romy è molto giù di morale. Paul non è interessato a lei, la vede solo come una buona amica. Una serie di equivoci portano i due a collaborare. André continua a organizzare il suo matrimonio e a sperare nel perdono definitivo di Melly. Hildegard è molto impaziente, vuole fare il giro in mongolfiera insieme a suo marito. Alphonse però ha paura e fa di tutto per rimandare il momento. Alla fine è costretto a salirci su. Venerdì 24 agosto 2018. Xenia è pronta a cacciare nei guai Christoph. Nel frattempo salta l'accordo tra Werner e il cattivo Salfield. Quest'ultimo vuole vendicarsi al più presto di Alicia e ordina a suo figlio di vendere il suo cavallo per farla soffrire amaramente. André litiga con il parroco Rimpel, mettendo a rischio la cerimonia religiosa a cui Melly tiene molto. Alphonse cerca di consolare il genero. Michael consente a Fabien di trascorrere una notte da solo con gli amici. Tina ha il compito di controllarlo e di riportargli i suoi eventuali colpi di testa. La chef vive una disavventura. Christoph si reca da Werner. Nasce un diverbio che degenera in men che non si dica. Il marito di Charlotte si accascia a terra e ha un malore. Per fortuna si riprende. André si reca in chiesa per confessarsi. Scioccato dai suoi peccati, Rimpel consiglia a Melly di guardare altrove e di non commettere l'errore di unirsi per sempre ad un peccatore. Il religioso si impunta e decide di impedire alla Morgenstern di sposarsi. Fabien capisce di aver sbagliato con Tina e la raggiunge per chiederle scusa. Sabato 25 agosto 2018. Rassicurato da Paul, Fabien si reca da Tina sperando nel suo perdono. Successivamente la Kessler fa una passeggiata al parco insieme al suo bambino. Qui dimentica l'orsetto di Tom, che viene prontamente raccolto da uno sconosciuto. Werner, dopo il malore, viene ricoverato in ospedale. Christoph lo raggiunge e qui lo costringe a vendergli le sue quote. Il marito di Charlotte, quando vede Alicia, non perde occasione per vendicarsi del cattivo Salfield. Jessica chiede a Victor di baciarla. Lui non fa altro che pensare ad Alicia. Boris continua a infondere supporto alla dottoressa, proprio come raccomandato dal fratello. André cerca di impressionare positivamente il parroco con una proposta allettante. A nulla valgono però i suoi sforzi. Melly si reca in chiesa e il sacerdote fa di tutto per convincerla a non sposare Konopka. Le dice che in futuro potrebbe pentirsene amaramente. Tina organizza il battesimo di Tom. Alla sua porta bussa un ragazzo che non esita a farle una scioccante rivelazione. Desiree si appresta a ritornare temporaneamente al Fussenhof. Domenica 26 agosto 2018. Tina resta sconcertata dalla rivelazione del ragazzo che ha bussato alla sua porta. Alicia non sa quale decisione prendere per il suo bene.
Christoph continua a tormentarla e ciò non l'aiuta affatto. Disperato, il Salfid si reca dal cognato Paul e gli chiede un grosso favore: aiutarlo a fare breccia nel cuore della donna che ama. Gli assicura che in cambio farà qualcosa di molto importante per la sua professione agonistica. André, per dimostrare di essere cambiato a tutti i costi, deve rinunciare ai piaceri della carne. L'uomo accetta, affermando proprio in presenza di Rimpel di amare Melly e di essere disposto a sopportare qualunque sacrificio per lei. La dottoressa Lindelberg, ignorando gli intrighi del fratello e dell'ex consorte, resta molto impressionato dall'improvviso slancio di bontà di Christoph ed è sul punto di fare dietro front. Tina e Desiree parlano del misterioso ragazzo piombato all'improvviso nelle loro vite. Non si fidano di lui. Romy, a lezione da Paul, fatica a mantenere alto il livello di concentrazione a causa dell'attrazione che nutre nei suoi riguardi. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate di settembre 2018. Il ritorno di Clara Morgenstern. Paul e Romy divisi da Goran. Desiree delude Nils. Le puntate che Rete 4 trasmetterà nel corso del mese di settembre 2018 ci doneranno una graditissima sorpresa. Uno dei personaggi più amati nonché centrali della 12ª stagione della soap farà una bellissima e inaspettata sorpresa a Melly, che come ben sappiamo convolerà dopo intoppi imprevisti a nozze con il suo André. Rivedremo sui nostri teleschermi, come avrete già intuito, la dolcissima Clara Morgenstern. Sappiamo che resterà in paese solo per qualche giorno, quanto basta per rallegrarci. Gli spoiler anticipano che la ragazza sarà molto felice di sapere che sua madre, dopo tanto penare, sia riuscita a ritrovare la felicità accanto all'uomo che ama. Insomma, vivremo dei momenti molto toccanti e commoventi. Il mese di settembre dunque sarà incentrato particolarmente sui ritorni. Ricordate Goran, il simpatico ragazzo che nel corso di una precedente stagione della serie lasciò il Fustenhof dopo una breve esperienza lavorativa per inseguire il suo sogno, ovvero diventare attore di telenovelas? Bene, sappiamo che si insinuerà nella burrascosa frequentazione tra Paul e Romy e perderà improvvisamente la testa per lei. Non sapendo dove andare a dormire e con pochi soldi in tasca a disposizione, Goran chiederà ospitalità a Tina. Qui incontrerà la Erlinger e resterà letteralmente stregato dalla sua bellezza e dal suo dolcissimo carattere. Successivamente, quando poi verrà chiamato presso la Burger Brau per firmare degli autografi e la incontrerà nuovamente, non perderà occasione per chiederle di fare un ballo insieme a lui. Paul, presente alla scena, verrà invaso da una strana sensazione. Scoprirà non solo di essere molto attratto da Romy, ma anche di essere geloso di lei. Nei giorni seguenti, il Lindelberg studierà una serie di strategie per potersi liberare dello scomodo rivale in amore e penserà bene di dichiararsi finalmente alla sua amata. Peccato che quest'ultima non sembrerà più avere interesse per lui. Come si concluderà questa vicenda? Vedremo. Sicuramente ci ritorneremo per meglio approfondirla. E per finire soffermiamoci sul personaggio di Desiree. La ragazza deciderà di investire l'eredità di Beatrice in un progetto molto ambizioso che però la porterà alla bancarotta. Christoph tenterà di mettere le mani sulla situazione, mentre Nils, che riscoprirà i sentimenti per lei, deciderà di aiutarla. Passati alcuni giorni, la Bramic scoprirà che il crudele Salfid ha regalato a sua moglie un prezioso gioiello. Sappiamo che tale gioiello piomberà nel nulla proprio nel mentre la dottoressa starà eseguendo un massaggio a Nils. Di qui una serie di colpi di scena che porteranno alcuni personaggi della serie ad accusare il personal trainer, Boris e perfino Xenia di furto. Successivamente Christoph deciderà di pedinare la Bramic e sarà così che scoprirà la verità. Messa alle strette, la Pierre chiederà aiuto a Eniman. Che cosa farà? Glielo negherà oppure no?
ancora non è chiaro, ma quel che è certo è che il personal trainer riceverà presto una doccia fredda. Vedrà la donna che gli ha fatto dimenticare Tina tra le braccia di un altro. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.